Benvenuti MTIers, oggi si parla di Prime Video e dei suoi arrivi per questo maggio, che è ormai imminente. Uscite focalizzate sul genere drammatico, andiamo a scoprire quali sono. Partiamo! Prima di entrare nel vivo dei nuovi arrivi, ne approfitto per ricordarvi di recuperare gli altri miei video su consigli e recensioni. C'è una playlist apposta. Come sempre potete mettere mi piace e iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto. Se poi condividete questo video sui vostri social, siete proprio dei grandi. Devo però dare una notizia di servizio. Dalle prossime settimane farò fatica a fare il solito numero di video ogni settimana. Per problemi di tempo, vedrò comunque di mantenere le live del venerdì sera e i video sulle anticipazioni nei vari servizi di streaming, ma tutti gli altri subiranno purtroppo dei ritardi. Magari farò un video per spiegare meglio. Mi spiace davvero, ma comunque non ho intenzione di abbandonare il canale, quindi forza e coraggio che ora si entra nel vivo di questo video. Parto con una serie che sarà sicuramente bella e intensa, Noi ragazzi dello zoo di Berlino, una serie di 8 episodi che parlerà di droga, prostituzione e che coinvolge ragazzi che frequentavano la stazione centrale di Berlino a fine anni 70. Già è stato realizzato un film 40 anni fa, molto crudo, sulle vicende raccontate nel libro di Christiane F. Questa serie comunque sarà un adattamento, rivedendo gli avvenimenti raccontati in una chiave più moderna, ma cercherà di mantenerne viva l'atmosfera e l'ambientazione di quegli anni 70. C'è anche da dire che negli anni successivi ci sono stati molti dubbi sul racconto di Christiane F, che sicuramente si basa su alcuni fatti reali, ma forse sono stati romanzati per accentuare l'impatto emotivo nello spettatore. Rimane il fatto che sia per me una visione o lettura che tutti i ragazzi dovrebbero fare insieme a Trainspotting. Passo adesso ad una miniserie tutta USA, The Underground Railroad parla dello schiavismo nei campi di cotone del sud e la fuga da uno di essi di Cora. Ovviamente non sarà per nulla facile sopravvivere in uno stato come la Georgia per una donna schiava fuggita dal suo padrone. L'unica soluzione per Cora è trovare una cosiddetta ferrovia sotterranea che potrà aiutarla ad andare in salvo verso nord. Sulle sue tracce però si metterà Ridgway, uno dei tanti cacciatori di schiavi fuggiti. Una storia sicuramente da risvolti sociali anche attuali e che non andrebbe proprio dimenticata, da mettere in lista. Arriva il momento di parlare di un film drammatico, The Nest, l'inganno. È un film con Jude Law e Carrie Coon, ambientato nella campagna inglese di fine anni 80. In realtà inizia con questo broker finanziario che decise, assieme alla moglie e a tutta la famiglia, di trasferirsi da New York a Londra per tornare a lavorare nella sua vecchia azienda e poter così realizzare i propri sogni di vivere in una grande tenuta nella tranquilla brughiera con annesso maneggio. Purtroppo però le cose non vanno come devono e si crea una vera e propria spirale autodistruttiva che porterà la famiglia sul baratro della distruzione. Un film che si preannuncia bello impegnativo. Ora vi introduco la serie Panic. Si tratta di una sfida tra giovani neodiplomati che in questa cittadina di periferia del Texas si lanceranno in una gara di resistenza. Infatti è uso consuetudine che in questa cittadina ogni anno i neodiplomati si sfidino per ottenere un premio che potrebbe cambiare pesantemente il loro futuro. Per fare questo però dovranno affrontare le loro più grandi paure. Si tratta di un horror psicologico che metterà a dura prova sia loro che lo spettatore. Io personalmente lo metto in lista, anche se lo trovo abbastanza simile, come idea, ad alcuni anime di pochi anni fa. Vedremo. Eccoci che arriviamo al culmine di questo video, una storia vera, ahimè, verissima, di paesi vicini al mio. Parlo della miniserie Veleno, la cui data di uscita è in questo maggio, ma non ancora comunicata esattamente. Sono 5 episodi di una docuserie che racconta le vicende di alcuni poveri bambini, ben 16, che sono incappati nei cosiddetti diavoli della bassa modenese, una setta di pedofili che tra il 97 e il 98 sono stati accusati di compiere riti satanici, ma soprattutto violenze e omicidi. Una storia che io ho sentito più volte ma che ha assunto diverse versioni tramandate oralmente. Sembra che questa versione sia presa dal romanzo di Pablo Trincia.
Ci tengo però a sottolineare che il processo stabilì che non vi furono né riti satanici né omicidi. In aggiunta, anche le tecniche di interrogatorio di questi bambini potrebbero aver influito sui loro ricordi. Insomma, una storia brutta che spero venga affrontata non in maniera sensazionalistica, ma ne dubito fortemente. Prima di concludere, solo due parole sul catalogo di Prime Video e quello che potete recuperarvi. Ho fatto una live con diversi anime giapponesi storici che stanno apparendo a catalogo, ma tra questi vi consiglio ovviamente Conan il ragazzo del futuro, Lupin the Third, Nadia il mistero della pietra azzurra, I cieli di Escaflone e Mobile Suit Gundam. Ce ne sono comunque tantissimi altri, dateci un'occhiata. Vi segnalo anche la presenza dei Robocop storici della serie inglese Misfits e due film di fantascienza italiani, Fascisti su Marte e Addio fottuti musi verdi. Però se cercate nel canale di sicuro troverete cose memorabili a portata di visione. Direi che sono arrivato alla fine di questo video, ma aspettate un attimo che vi anticipo che sicuramente farò una live con Omar Serafini di Fantascientificast per parlare di Godzilla contro Kong venerdì 7 maggio alle 21:30 e non escludo di fare pure una video recensione, quindi avete un motivo in più per iscrivervi a questo canale in vista di quella data. Non dimenticatevi il mi piace, è fondamentale assieme al vostro commento su cosa guarderete o avete già visto su Prime Video. Non dimenticate di seguirmi sugli altri miei social e nel caso non esitate a contattarmi. Statemi bene e al prossimo video. Ciao!